Trovati con la diretta di Sveglia Trieste, siamo in compagnia di Viviana Dalcin, candidata alla Camera con il proporzionale per il Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno. Allora, le lascerò adesso qualche minuto per, diciamo, presentarsi anche, insomma, per fare in modo che i telespettatori nostri la possano conoscere. Io vedo già una telefonata, la sentiamo subito. Buongiorno. Niente, non c'è la telefonata caduta, quindi, come le ho promesso, le lascio qualche minuto anche per, insomma, per conoscerla meglio, per fare in modo che i telespettatori sappiano, almeno a grandi linee, con chi potranno parlare se vogliono intervenire. Io sono completamente neofita nel campo sia televisivo che politico. Sono candidata alla Camera, appunto per la regione Friuli Venezia Giulia nel listino, diciamo, proporzionale. La mia formazione è di natura economico-finanziaria ed è in questo ambito che da 15 anni lavoro. Diciamo che solo da 2 anni mi sono dedicata all'attivismo per il Movimento 5 Stelle in città e in regione. Al ritorno da un lavoro all'estero ho capito che non bastava più arrabbiarsi e criticare scelte che non riuscivo a condividere a livello politico, ma dovevo fare qualcosa di più, magari continuare a criticare, ma sporcarmi le mani. E questo è un invito anche che faccio a tutta la cittadinanza. Siamo qua, siamo cittadini, insomma, persone comuni che semplicemente vogliamo il bene di questo nostro territorio. Quello che secondo me è necessario è passare attraverso una rivoluzione, chiamiamola gentile o culturale. Gentile, non è un termine che mi incuriosisce. Prego, Questa rivoluzione gentile. rivoluzione che il Movimento 5 Stelle ha avuto la capacità di innescare e anche di accelerare. Normalmente queste rivoluzioni culturali prendono diversi anni. Ecco, noi ci auspichiamo di poter dare un contributo fattivo. In che termini? Parlo di rivoluzione. Rivoluzione di uno Stato che deve parlare alla gente. E qua mi sentirei di dire che questa esperienza, insomma, questa realtà anche di Tele4 e Sveglia Trieste in particolare è proprio esemplare in questo. Parlare alla gente, spiegare quali sono i progetti, quali sono le strategie, cosa vogliamo fare. E questo per prima cosa è un governo che lo deve fare. Mi viene in Certo. mente. Ha delle riforme di natura di qualsiasi genere, dalla scuola al fisco, che magari è un po' più ostico per non gli addetti ai lavori. E se un governo si limita a spiegarlo tramite 4 slide, magari ad effetto, però di carenti contenuti, è chiaro che un cittadino potrebbe essere interessato a quella riforma fiscale, ma non sa che cosa prevede, non sa che cosa può, di cosa può Sì, usufruirne. come poi E si quindi in riverbererà, questo esatto. senso un'altra rivoluzione è nell'atteggiamento che c'è tra istituzioni e cittadino. Una mancanza di fiducia che notiamo tutti i giorni, dove non so, ci capita di riempire 5 moduli al posto che uno e magari metterci pure la carta bollata, di riempire 10 banche dati al posto che una perché una non parla con tutte le altre, o peggio ancora penso a un fisco che ci ritiene colpevoli fino a prova contraria. È chiaro che a Parto da questo un punto ci principio, sì. troviamo sempre in difesa, no? E per andare all'estremo, diciamo che ci riguarda a livello europeo, un'Unione Europea che pone il suo, diciamo, figlio più discolo, come può essere l'Italia, nei confronti di alcuni criteri che sono definiti probabilmente da paesi politicamente più forti come la Germania. Non rispondiamo agli stessi criteri e quindi veniamo, diciamo, penalizzati. Non ci basta un fantomatico vincolo deficit PIL del 3%. Vogliono addirittura dirci voi non siete all'altezza perché avete troppo debito o perché non avete determinate caratteristiche, ve lo stringiamo al 2,5% o siete in una fase recessiva, aspetta che ve lo portiamo all'1,5%, questo innescando una spirale, ecco, devastante per l'economia e per la qualità di vita dei cittadini. Questo rapporto di padre e padrone di uno Stato verso i suoi cittadini, e per cittadini intendo non solo le persone fisiche, ma proprio le associazioni di categoria, gli ordini professionisti, gli enti locali, che anche loro hanno bisogno di dialogare con le istituzioni che stanno più in alto. Ecco, questa mancanza di fiducia porta appunto i cittadini a una reazione, diciamo, ostile, perché è naturale che quando uno non ti dà la fiducia, tu. Per raggiungere il tuo obiettivo,
cerchi di aggirare l'ostacolo, non hai il coraggio di portare avanti le tue idee, le tue istanze. E quindi in Italia ci siamo abituati a prendere un po' la forma, no, dell'acqua in un contenitore, così come cambia il contenitore, noi ci adeguiamo perché tanto non abbiamo fiducia e non sappiamo, insomma, quale sia la via migliore e quindi ci arrangiamo da soli. Ecco, questo secondo me è un punto fondamentale, dobbiamo arrivare ad invertire questa rotta e magari credo, azzardo a dire, che un governo dovrebbe addirittura avere un rapporto con i cittadini quasi, come dire, pedagogico, ma pedagogico nel senso paritario, non di rapporto insegnante e discepolo, ma un rapporto paritario che ogni giorno sul territorio si ascoltano le istanze dei cittadini, si discute su quali sono le proposte, c'è un rapporto quasi osmotico che arricchisce tutti, arricchisce l'uno e l'altro, e da lì si può sperare di abbattere quelle barriere che sono barriere di ostilità, di diffidenza, e sperare di innescare un rapporto virtuoso dove un cittadino vede lo Stato come un amico, qualcuno a cui rivolgersi, certo, ed aprirsi completamente. Questa... Allora, abbiamo, vedo già una telefonata, buongiorno. Buongiorno a tutti e due, vostro ospite. Buongiorno. Allora, a me mi dispiace sentire tutte queste cose perché ogni volta quando le votazioni è sempre la stessa cosa. Come finiscono le votazioni? Le tabù, il cittadino non se ne frega più niente, quando un cittadino va a bussare la porta di una poltrona più alta, manca non lo ricevono, ma vieni domani, fra un mese, fra due mesi, passa un anno, questo è solo a parlare, perché loro non sono in grado di attaccarsi insieme e risolvere il problema, perché si stanno facendo uno contro l'altro e non vedo sto problema proprio. Allora adesso mettiamo un discorso, non è banale, a Melara adesso hanno deciso di fare riscaldamento centralizzato, ma si chiedono come devono fare sta cosa, che in 40 anni non hanno neanche pitturato un'entrata da un portone, le finestre stanno spifferando e loro pensano fatti loro, ma vogliamo chiedere anche a noi se siamo d'accordo o no? Io vi ringrazio, buongiorno e buona giornata. Grazie signora, grazie. Grazie. Ecco, in questa telefonata fondamentalmente si evince un po' quanto diceva lei prima, no? L'ostilità o comunque la rabbia da parte di una cittadina nei confronti di poi di chi invece è chiamato a decisioni che in questo caso possono essere di natura di lavori di edilizia, di lavori di ristrutturazione, però che fanno a capo un qualcuno che ha il potere di decidere se, come e quando intervenire. Esatto, qualcosa di imposto, non si interpella l'interessato perché tanto gli deve star bene così, e capisco, questa è una chiara dimostrazione di quanto è grande lo scollamento che c'è appunto tra il cittadino e l'istituzione. E fino a che non lavoriamo, e qua è veramente un invito a tutti, chiedete, pressate le persone che si dedicano a queste attività, perché loro devono essere lì a garanzia della qualità della vita. Se manca questo rapporto fiduciario e manca anche un rapporto di controllo, perché come dice la signora, tutti sono bravi quando devono fare dichiarazioni e poi nel momento in cui si va a lavorare che si vede quanto si riesce a fare. È chiaro che questo è uno stato in cui per anni e anni si sono accumulate situazioni di difficoltà che rendono quasi inestricabile questa matassa, però ecco, da parte nostra come movimento sicuramente c'è, da parte mia, dei colleghi della regione, li conosco personalmente e so che c'è proprio una genuina volontà di poter fare qualcosa di buono e non c'è un attaccamento. Senta, lei è fondamentalmente nuova, no, della politica, ha detto una militanza degli ultimi 2 anni circa. Sì. Cosa l'ha avvicinata al Movimento 5 Stelle? Proprio questa differenza che ha trovato dal ritorno dall'estero? Non necessariamente, io non sono esterofila, nel senso che penso che altrove vada tutto meglio. Naturalmente ci sono dei paesi in cui la situazione è più agevole e altri meno. Ecco, forse non venivo da uno dei paesi in cui tutto era rose e fiori, questo è chiaro, però ho avuto la possibilità, intanto forse casuale, di incontrare appunto un gruppo di persone, di attivisti a Trieste, che insomma hanno dato la possibilità, perché da soli è chiaro che non si fa niente, bisogna essere un gruppo, e ringrazio tutti quelli che mi hanno sempre appoggiato e mi hanno dato la possibilità di operare. Personalmente, come ho avuto già modo di dire in un'altra occasione, quello che proprio mi ha scosso, ed era un po' prima di 2 anni fa, sono state certe scelte anche politiche,
non so, penso al caso della rielezione di Napolitano Presidente della Repubblica, ma tanto più al dispiacere di non vedere certe persone degne di ricoprire quel ruolo come uno tra tutti, come Stefano Rodotà in particolare. Okay. E lì ho capito che quei partiti che erano capaci di tradire anche una delle migliori, uno dei migliori esponenti di loro stessi, erano poi capaci ancora di non dirlo chiaramente alla popolazione, tanto da farsi rieleggere successivamente. È chiaro che questo ti fa capire che in certi momenti sembra quasi di dobbiamo perdere la speranza, invece no, è proprio lì che dobbiamo rimboccarci le maniche purtroppo e cercare di... Sì. Oh, abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, lei è la Sintra. Tenga il duro signora, vado avanti così. Perché io vedo per televisione tutti questi politici, cioè solo faremo, e non faremo mai, solo promesse. Diciamo, non è più fiducia politica, tutti le vengono a parlare. Io sono un semplice cittadino che giro molti amici. Tutti non votano, ma chi te vuol votare? Che non è possibile, non si può promettere, come la Barzellana. La prima parte finita la Barzellana e tutti dietro non sono numeri, neanche forse. Bisogna agire e fare come chiamano 5 Stelle. Dire qualcosa, bisogna fare promesse, perché il politico se non fa promesse non è politico. Perché il politico è inutile che dicano tutti i politici, dall'uno al millesimo, fanno politica per la poltrona, non fanno per il piacere dell'Italia, è possibile. E non credo, perché è impossibile, perché io insieme in politica vado a presentare i soldi per l'interesse dell'Italia e del povero, che capisce il fatto. Però bisogna cambiare. E i politici dal primo all'ultimo, ripeto, non fanno perché vogliono vedere. Sì, prende questo torna conto perché qua guadagnerà. E io un giorno gli ho detto anche, guardi, non stia a insistere per cortesia, se vuol far soldi, faccia far soldi a sua mamma, a suo papà, ai suoi parenti, ma no, i miei fare so fare io. Ecco. Vada avanti così lei, signorina. La ringrazio. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Ecco, si parlava prima della sfiducia anche da parte delle istituzioni, per non parlare quella della politica. In generale, faccio un discorso generale ovviamente, e questo è anche dato dal forte e dell'alto tasso di persone che non vanno più a votare. E questo è un indice che può far capire abbastanza cose. Io faccio un appello davvero, andate a votare, non importa chi votate, non vi chiediamo il voto. Però qualcuno diceva nell'urna, cioè nel segreto della cabina elettorale, Dio vi vede, Stalin no. Qua è nel segreto dei vostri cuori, che chiedetevi chi volete votare e soprattutto chiedetevi cosa ha meritato affinché io lo possa votare, quali sono i motivi per cui sto andando a votare questa compagine. Questa lista, questo partito, quello che sia. Ho ancora una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono in linea. Buongiorno, prego. Allora, volevo semplicemente dire una cosa, no? Sì. Noi qua in Friuli siamo molto fortunati rispetto agli altri posti, perché adesso avremo la campagna elettorale nazionale, dopo per fortuna avremo la campagna elettorale regionale, perciò sta logica andare avanti abbastanza, no? Con promesse, eccetera, no? Volevo riferirmi al discorso delle bollette di chi che non paga, che dopo alla fine metti tutto in conto una pignata, no? Se si sa benissimo che su tutte le robe chi che non paga le tasse dopo viene diviso con tutte, chi che non paga gli affitti dopo diviso con tutto, eccetera. Però quando si tratta di dividere gli utili, no? Non è che dividi con tutti, no? Cioè parliamo adesso del discorso che era venuto fuori ultimamente con la luce, no? Chi che non paga la luce adesso si ciappa e dividi un poco per uno per tutti, no? Allora, stando a quel che più o meno si sente in giro, c'è gente che salta da una ditta, uno che fruisce dell'energia da una ditta all'altra, la fa 7-8 mesi, 9 mesi, dopo cambia, in modo che chi crea una specie di giro strano, dopo alla fine non si capisce dove che va i soldi, chi che li vanta, no? E nessun politico si acciappa, si pensa soltanto che
a fare baruffo fra le ore in bingo, ho fatto così, ti te fa colì, mi faccio qua, mi faccio là, no? almeno fa le promesse, no? Almeno dici, oh, se, mi farò questo, mi farò quello. Stiamo vedendo adesso il caos che adesso, se volete, telefoniche di 28 giorni, Genova, i matti continua, chi chiede multa, noi chiede multa, se può fare, se può fare. Perché un cittadino, quando c'è qualcosa, deve dimostrare di essere innocente, no? Mm. Eccolo, anche se la paga, lui deve prendersi cura di una vera che lui sia onesto, no? Sì. Questi qua invece dopo tre gradi di giudizio, appena dopo la fine, nel frattempo va a finire tutto in bevanda, no? Sì. Ecco, volevo sapere un punto di vista così generale suo, grazie e buona giornata. Grazie, buongiorno, ricalca anche in questo caso un po' quello che diceva lei, cioè si gioca sempre sulla difensiva anche quando si fanno le cose per bene. No? Esatto, e quello che ha toccato il signore è anche di questo, diciamo, prevaricare delle grandi aziende che obbligano un consumatore a sottostare a qualsiasi decisione, anche un cambio contrattuale, senza poter decidere, un qualcosa che muove tutti, e forse ha mosso anche a me ad arrivare a questo punto. Perché è inaudibile che dei cittadini, diciamo, virtuosi o insomma corretti, vadano a pagare le bollette di chi non ha avuto la possibilità di pagarle, proprio si disinteressa di farlo. Ecco, allora torniamo alla solita Italia dei furbetti, cioè il consumatore deve pagare solo ed esclusivamente ciò che ha consumato e alla tariffa che è stata concordata, tutto il resto è illegittimo e il Movimento 5 Stelle è per la legalità a tutti i costi. Oh, leggo una mail. Buongiorno, mi chiamo Luca e ho 33 anni. Pur nella consapevolezza che è candidata per le politiche, chiedo alla signora e presumo anche dottoressa Dalcin qual è la visione che il movimento cui appartiene ha del porto dopo i decreti di attuazione del punto franco e della città nel suo complesso, ovvero da qui a una ventina di anni può Trieste recuperare la sua centralità e magari evocare a sé il ruolo di capitale anche portuale dell'area mitteleuropea e in modo particolare di quella balcanica, di procinto di entrare nel club dell'Unione Europea. Ringraziandovi per l'ascolto e le eventuali risposte, faccio complimenti per la qualità delle trasmissioni, molto gentile, un unico, a mio avviso, livello di TV locali, e vi auguro buon proseguimento di lavoro e buona giornata. Grazie, è stato molto gentile anche nei nostri confronti, la domanda è abbastanza chiara. Prego. Grazie. Beh, questo del Porto Franco è finalmente il grande volano che si sta compiendo. E per troppo tempo è rimasto nel dimenticatoio, così come nel dimenticatoio sono rimasti altri provvedimenti di cui magari parleremo subito dopo, per questa città. Ho avuto l'occasione di incontrare degli esponenti anche dell'autorità portuale per confrontarci su quelle che sono anche le prospettive per il Porto Franco, e devo dire che l'impressione è stata ottima. Naturalmente noi, come diciamo politici o nel ruolo insomma di cittadini attivi, dobbiamo sempre stare attenti che vengano garantite poi determinate i parametri, diciamo una cornice legale che possa garantire una certa qualità sia dell'ambiente che del lavoro, ecco, non giocare al ribasso, questo è importante secondo me. Finalmente abbiamo avuto decreti attuativo per il Porto Franco, si può fare tanto, l'area addirittura si può estendere perché è previsto anche questo, ma abbiamo molti investitori alla porta, italiani e stranieri. Pare che il Porto Franco sia un'opportunità in particolare per gli imprenditori che vogliono esportare, quindi non semplicemente verremo invasi da merci straniere, ma c'è la possibilità di portare all'estero insomma la nostra qualità, e tanti imprenditori pare proprio che vogliano sfruttarlo, al di là appunto del beneficio naturalmente fiscale, economico, per il fatto che in Italia troveranno quella qualità anche nella manifattura, nella trasformazione dei prodotti che all'estero non possono trovare, quindi sarà una perfetta combinazione tra aspetto fiscale e aspetto di qualità del prodotto, e quindi questo credo che Trieste, insomma, dopo aver penato tanto per ottenerlo, possa finalmente cominciare a godere di questi frutti. Naturalmente l'attenzione non deve rimanere bassa, perché se in questo momento storico possiamo avere insomma una certa garanzia dalle persone che di fatto sono preposte allo sviluppo di quest'area, non è detto, cioè non possiamo affidarci alla persona, no? Unico, certo. Dobbiamo domani fare una cornice, cambia, anche perché vedere.
insomma, in comune recentemente è stato approvato uno statuto per il consorzio industriale dell'area giuliana, quindi di tutto il territorio, diciamo, provinciale di Trieste, che prevede la maggioranza dell'autorità portuale, sì. Quindi il controllo di fatto totale a tempo indeterminato, quindi sostanzialmente non revocabile. I comuni, quello che a me ha lasciato molto perplessa, al di là delle scelte strategiche che hanno portato alla definizione di questo statuto, non voglio entrare adesso nel merito, mi ha lasciato perplesso il fatto che comuni, tre comuni della provincia e regione abbiano sostanzialmente abdicato ai loro poteri regolatori e pianificatori su quest'area industriale. Io avrei ritenuto più opportuno tenere, insomma, una maggioranza, ecco, da parte della politica locale che possa indirizzare le scelte economiche di quest'area. Non è stato così, la guardia non possiamo abbassarla. Adesso va bene sia così, però faccio un invito a questo punto anche a chi può definire, quindi all'autorità portuale, di cercare di definire un regolamento che possa appunto garantire i diritti per ambiente, territorio. So che è stata addirittura istituita un'agenzia per il lavoro all'interno dell'ambito portuale, quindi questo è un primo passo verso, insomma, un percorso che si spera sia positivo. Ho ancora una telefonata, buongiorno. Pronto? Aspettiamo un attimo, vediamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? Pare di no. Vediamo se dopo ci sarà, lo recuperiamo, questa o un'altra telefonata. Senta, anzi ce n'è subito una. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Bruno qua. Buongiorno. Prego. Ecco, volevo dire che signora, quella frase che le ha detto, Trieste ha penato tanto, cioè, allora la capisci, non se ci parla così alla larga, no? Adesso la dici l'autorità portuale, noi abbiamo di parlare l'autorità portuale. L'autorità portuale è una autorità che non ci azzecca col territorio di Trieste. Parliamo con una autorità portuale che è stata nominata dal Ministero dell'Economia italiana, no? Quindi bisogna, ma adesso meno voi o quattro, cioè, bisogna parlare del trattato di, cioè la ciappea alla larga senza affrontare quei problemi, no? Il problema è di nocciolo, non il nocciolo della questione, il nocciolo costituzionale, il nocciolo senza voler farla alla lunga, no? Adesso cosa la vuoi che parlo mezz'ora di quel, dopo mi dici nostalgico, indipendentista, eccetera. Se cose legali che non le viene risolte per la, non lei che la sia una cima, per la pochezza, no, di questi diciamo importati esponenti politici che rispondi ai partiti nazionali e non per quel che riguarda qua a Trieste. Poi c'è dichiaratura nazionale, no? Ecco, ma non volevo dire questo, no? Per l'amor di Dio. Lei che la sede dell'economia, che l'ha detto, che la parla, no? Ecco, adesso c'è le votazioni, queste nuove votazioni. Allora Juncker ha detto sulle votazioni con la legge elettorale dell'Italia, il Rosatellum, se viene fatto un governo che non decide, cioè che non avrà la maggioranza nessuno, sarà dopo un governo di scopo, no? Perché veniva messo come al solito, no? E loro hanno detto meglio prepararsi per il peggio, perché sarà un governo, no, che dirà bon, come che ha fatto Napolitano precedentemente, fermo un governo che faccia solo una nuova legge elettorale e così andremo avanti altri 5 anni, no? Ecco, la capisci? Dopo la Juncker, no, mi sembra che ha una nomea, no, che dici, insomma, che lancia gomitami differenti, eccetera, no? Però, come che si dice, no? In vino veritas, no? Quando che un praticamente, non so, bevi vin, perché, ecco,
che cioè, si allenta i freni inibitori e uno parla, no, più facilmente di quei fatti e quei pensieri che logicamente a mente fredda non parla mai, no? E dopo, per fare un altro riferimento, no? Che se potessi dire Junkers, no? Voce dal sen fuggita, poi richiamar non vale, no? Adesso lui che si scusa, no? Ma lui la capisci? Voce dal sen fuggita, che è stato detto, no? Ecco, e lui ha detto essenzialmente quel che è vero, no? Noi sappiamo, voi sapete, che non avrà nessuno nella maggioranza, che si andrà avanti così, in attesa, no? Perché adesso, per cosa ha detto lui questo? Che sarà grave, perché lui vuole che sia fatto un governo e perché adesso, subito dopo fatto il governo, e manderà una procedura di inflazione al governo, no? Una procedura, no? Per sforamento del deficit. Allora, non essendo un governo, lui non può mandare come presidente della Commissione europea un befele al governo per dirgli ciò, guarda, rientra nel debito, fa quel che te vuoi, tassa, fa quel che te vuole, eccetera. Bene. E di conseguenza l'Italia andrà avanti così con sforamento del deficit in attesa di... Cioè, è tutto un gioco politico, no? Voi sapete che non avrei nessuna maggioranza. Ok, grazie. Grazie. Pubblicità, grazie. Ci ritroviamo tra poco, ritorniamo con Sveglia Trieste. Nuovamente in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Viviana Dalcin, candidata alla Camera con il Movimento 5 Stelle. Allora, ascoltiamo la prossima telefonata, poi le lascio i minuti necessari per rispondere a Bruno. Pronto, buongiorno. Pronto? Siamo in diretta, siamo in onda, prego. Pronto? Sì, prego. Pronto? Sì, parli pure. Ah, buongiorno. Buongiorno. Senta, sono contento che finalmente un politico si dichiara economista, per cui si può parlare a ragion veduta di quello che è il problema madre di questo momento, che è l'economia. Noi sappiamo che quando l'economia italiana era in espansione, fino agli anni 80, praticamente tutti stavano bene, i salariati, i lavoratori aumentavano il loro stipendio e praticamente c'erano solo piccoli problemi di inflazione, ma tutto funzionava. Nel momento in cui c'è stato il cambio di rotta, per cui si è passata all'austerity e alla separazione tra la Banca d'Italia e il governo, praticamente tutto è cominciato a crollare, il debito pubblico è diventato, si è raddoppiato, eccetera, e quindi siamo entrati con questo nuovo tipo di economia, new economy la chiamavano, perché voleva favorire l'economia quella bancaria, no? Rispetto all'economia manifatturiera. Siamo entrati nell'euro, e entrato nell'euro c'è stato il crollo finale, fino a poi a avere problemi gravissimi in caso di shock economici dopo il 2011, con la situazione che stiamo adesso, in cui c'è questa piccola ripresa che però è quasi insignificante. E allora io dico ai 5 Stelle che il loro modo di trattare adesso questo problema è molto strano, nel senso che in prima battuta sembrava che fossero centrati sul discorso della crisi prodotta in questo momento dall'euro e che quindi volevano il superamento di questa situazione dell'euro. Adesso invece, con Di Maio che va a Londra, alla City, e che parla lì al gruppo degli imprenditori italiani, eccetera, sembra che questa politica si sia messa nel cassetto, e quindi questo solo per avere l'opzione di andare al governo. Ora dico, ma se voi che siete la novità e che capite, avete capito un po' che il meccanismo è marcio,
su queste cose dovreste essere molto chiari e dovreste allearsi con chi in qualche maniera ha questa meta di arrivo, cioè uscire dalla gabbia dell'euro. Solo in questo modo l'Italia può riprendersi e quindi potreste fare tutte le dichiarazioni di modifica di tasse, eccetera. Finché siamo qua dentro, in questa economia, nessuno può fare nessuna promessa, perché la nostra fine è il baratro della Grecia. Grazie. Grazie. Molto tecnica come domanda. Prego. Cominciamo con Bruno. Cominciamo con Bruno, dai, facciamo l'ordine giusto. Ringrazio Bruno per averci chiamato anche oggi. Intanto estendo a Bruno un invito, anche quello, venga, visto che è tanto propositivo e ogni giorno c'è qualche idea, insomma, frizzante, nuova, la invitiamo all'interno della nostra sede non sede del movimento, cioè noi ci troviamo affittando una stanza insomma, ogni 15 giorni. Venga lei e mi permetto di estendere l'invito anche al signor Marco di Son Giusto, se non sbaglio. Venite e lavoriamo assieme, proponeteci e chissà che magari ne nasca qualcosa di buono. Questo non vuol dire nulla sul discorso TLT, di cui insomma sono amica di alcuni attivisti del TLT. Non mi sento di poter esprimere naturalmente giudizi insomma, giuridici nel merito di questa questione, però rinnovo la richiesta insomma fatta anche dal professor Giannini del Movimento 5 Stelle proprio in questa sede di venire anche in consiglio comunale. Si impegneranno i colleghi consiglieri ad organizzare una seduta con approfondimenti legali con esperti insomma di diritto internazionale e lo stesso potremo portare avanti anche ad un livello superiore eventualmente a Roma, perché la questione allora io e la mia opinione personale naturalmente esula da insomma da ogni interesse vostro e insomma credo che ci siano altri interessi, altri obiettivi da portare avanti. Però, essendo per la legalità e l'autodeterminazione dei popoli, siamo d'accordo a portare fino in fondo la questione. Quindi butto lì anche un referendum, parliamo sempre del referendum euro del movimento, un referendum anche per Trieste libera oppure no. Al di là di questo, insomma, il punto di Bruno, sì, del Rosatellum, no? E della... Di quanto poca governabilità insomma garantisce. L'hanno spacciata per la legge che avrebbe garantito la governabilità. Non stiamo a scendere nei particolari del Rosatellum, dico solo che sono scesa a Roma due volte per manifestare pacificamente, un'ondata di persone in piazza pacifica a manifestare mentre nelle camere chiuse del Parlamento approvavano questa legge che è scandalosa, approvata poi a due mesi dallo scioglimento delle camere, quindi in perfetto contrasto con ogni principio anche di rispetto della Costituzione. Tu non puoi prepararti la legge che ti comoda nel momento in cui vai via e la spacci pure per una legge che garantisce la governabilità. Juncker, pur facendo ingerenza negli affari politici interni, no? che tanto stigmatizzano in altri paesi, ecco, si permette di venire in Italia a dirlo, ecco che lo vada a dire a chi questa legge l'ha approvata. Ricordiamo che l'hanno approvata dal PD alla Lega, passando per tutti quelli che ci stanno in mezzo, tranne il Movimento 5 Stelle. È chiaro che il Movimento 5 Stelle aveva promosso, insomma portato avanti grazie anche al coinvolgimento dei cittadini che sono iscritti a Rousseau, una proposta di legge alternativa, che il cosiddetto Democratellum, che quello effettivamente avrebbe garantito una governabilità e al contempo una rappresentanza, perché è chiaro che una cosa non esclude l'altra, perché in questa legge elettorale mancano le preferenze. Ci sono criteri davvero assurdi come l'alternanza di genere uomo-donna. Ora, un conto possono essere le quote cosiddette rosa, che se ne può discutere, no? L'alternanza, ma al di là di questo, veramente il fatto di non avere preferenze o di giocare a favore di partiti che nulla hanno a che fare l'uno con l'altro, che si mettono in coalizione solo per spartirsi le sedie, vediamo il centrodestra, no?
che abbiamo la Meloni che va a manifestare da sola perché non vuole l'inciucio, Berlusconi che si dice pronto invece a fare gli accordi, una parte della Lega che gli va dietro, Salvini che non può fare a meno di staccarsi dall'altra parte della Lega e quindi fa comodo e cede, Salvini che portava avanti il discorso euro no, euro sì, adesso euro sì, e Fornero no, adesso è Fornero sì, insomma una confusione totale, semplice per non parlare delle liste Civetta che si preparano una decina di liste per attirare insomma le varie categorie senza dire chiaramente da chi sono diciamo organizzate. Quanto al PD preferisco lasciare ogni commento a voi perché ecco abbiamo degli importanti esponenti in regione autori di questa magnifica legge Rosatellum che è contro e ricordiamo invece che ci sono paesi no, veramente democratici come la Germania o il Regno Unito che hanno la stessa legge elettorale da quando sono insomma dal dopoguerra. È chiaro che loro sanno esattamente cosa vanno a votare. Noi ogni volta, anche dobbiamo adesso, settimana prossima, dobbiamo andare a votare, non sappiamo neanche che come dobbiamo farlo, perché c'è il rischio anche di annullare parecchi voti, perché se tu metti la croce sul nome invece che sul simbolo, che se lo dai disgiunto, insomma è un caos continuo e perpetrato, quindi è davvero inaccettabile. Allora facciamo così, sentiamo la prossima telefonata, poi siamo in debito di una risposta, cioè dell'ultima telefonata, ci arriviamo, pronto, buongiorno. Sono Anna, buongiorno. Buongiorno Anna, prego. Buongiorno, allora signora, mi scusi, io sono sempre solidale con le donne che fanno politica, ma in questo momento lei ha fatto tutta una lista delle debolezze degli altri partiti e ha tralasciato totalmente le debolezze del suo partito. Almeno per quello che mi riguarda, noi triestini vediamo che lei dipende da un personaggio come Grillo. È inutile negare perché Grillo è quello che tira le fila. Grillo è quello che muove tutto. Grillo è genovese ed è una vita, e la mia vita è lunga, che vedo Genova cercare di portare via a Trieste tutto quello che può. Allora signora, voi andate al governo? Volete andare al governo? Cosa sarà di Trieste in confronto a Genova? Visto che sempre comunque Roma ha preferito Genova, in tutti i sensi. E di conseguenza vedremo che cosa farà quello che tira le fila, che è il burattinaio nascosto. E oltretutto le dirò, è facile fare i statisti in televisione ed è facile dire e promettere, però vorrei vedere come si può un manipolo di giovani senza esperienza governare uno Stato. Per me è una cosa assolutamente non fattibile. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, signora. Allora, vuole rispondere subito a questa che è una domanda calda, poi torniamo sul resto? Allora, ha detto della debolezza del nostro partito. Bene, noi siamo fieri di essere deboli perché non abbiamo nessuno alle spalle, non abbiamo lobby, non abbiamo nessuno di forte che ci porta avanti, non abbiamo alcun, come l'ha chiamato Grillo, che ci ordina quello che dobbiamo fare. Io Grillo non l'ho mai incontrato e nessuno mai mi ha detto cosa devo dire o cosa devo fare. Mi sono mossa semplicemente sulla base delle mie capacità, delle mie possibilità. Insomma, ognuno apporta quello che può ed è questo il bello del movimento. Noi vogliamo poter avere una chance di portare qualcosa di nuovo, perché è chiaro che i forti, se noi siamo deboli, ecco, gli altri sono forti, però forse sono forti con i deboli, forse sono forti, insomma, grazie a ben altri, altre caratteristiche che non sono virtuose, ma ahimè, lo proviamo sulla pelle ogni giorno. Genova che porta via Trieste, è chiaro, non abbiamo avuto una città magari sempre forte così da far valere forse i propri diritti, no? In ogni contesto, e parlo magari di provvedimenti legislativi per lo sviluppo economico-industriale di questa città. Non mi risulta poi che Grillo abbia avuto mai un ruolo governativo a Genova, quindi non riesco a capire questo collegamento tra Genova, colpa di Grillo, porta via ricchezza o insomma a Trieste, quindi comunque la ringrazio e spero che la nostra debolezza divenga una virtù, ecco questo.
Ok, torniamo sulla domanda di prima invece, un contesto economico Sì, descritto è in un maniera molto contesto dettagliata dal dell'austerity, no? Parlava che telespettatore. fino a poco tempo fa si stava bene perché l'economia era in espansione, adesso c'è l'austerity e quindi insomma tutto è cambiato. E, sì, sono d'accordo che con l'austerity non si va molto lontano. Mi viene in mente cioè questo lo dicono economisti, ecco, lei mi ha dato dell'economista, non sono economista, ho semplicemente studiato economia, insomma, e lavoro in quell'ambito. Mi viene in mente un esempio, no? In Europa abbiamo determinati vincoli, tipo il 60% in teoria del rapporto debito-PIL, no? Come limite massimo. Abbiamo una Germania che sta anche al di sopra di questo 60%, ma questo è chiaro, è lecito. E penso a un confronto invece che forse può essere più lampante. Una Romania che ha un debito pubblico attorno al 40% e la confrontiamo con un Giappone il cui debito pubblico è abbondantemente al di sopra del 200%. Rapporto deficit-PIL del, mi pare, 3-4% per la Romania e arriva al 10% per il Giappone. Ecco, chiedo a voi, così, a sensazione, Sensazione. qual è il paese che garantisce un maggiore benessere ai propri cittadini? Cioè, è vero che dovendo rispettare quel fiscal compact, quell'austerity, andiamo veramente a stare meglio? Naturalmente non pensiamo alla nostra piccola Italia, andiamo a vedere in Grecia cosa è successo, arrivano poi i predatori e quel poco di ricchezza che c'è se la distribuiscono come pare a loro, certo al di fuori di quei cittadini che invece soffrono ogni giorno e probabilmente i mezzi di informazione cercano un po' di oscurare anche questi malesseri. E, no, ci diceva dell'euro, no? Che eravamo contro, a favore. La nostra posizione non è cambiata, noi siamo altamente critici nei confronti di questo sistema monetario. Perché? Perché adesso arrivano a parlare di se non riesci a stare dentro i parametri dell'euro attuali, allora parlano di dividere l'Europa in due, la moneta forte e la moneta debole, no? Un euro a due velocità. Allora mi chiedo, siamo 28 paesi in Unione Europea, no? Ognuno ha le proprie caratteristiche dovute dalla storia, dovute dalla collocazione anche geografica. Bene, ognuno avrà i propri punti di forza e i propri punti di debolezza, è chiaro. E i punti di forza dell'uno potrebbero essere i punti di debolezza dell'altro, non necessariamente quella combinazione specifica è buona o cattiva, va declinato per ogni paese il metro di valutazione. E da qui, perché non pensare a dei parametri, no? Che se vogliamo proprio controllare il grado di sanità, di salubrità di un paese, gli andiamo a declinare questi parametri in maniera diversa, anche azzardo per ciascuno dei paesi, perché lo studio di queste cose è complesso, non si può definire a tavolino un indice che Che perché non vada è il bene per 2,5, tutti, perché è sì. il 3. È chiaro che devi studiare quali sono le caratteristiche di cosa ha bisogno quel paese. Quindi noi stiamo per andare in Europa a chiedere con forza, insomma, le nostre ragioni. Dobbiamo dire cosa abbiamo bisogno di potenziare, dove abbiamo bisogno di fare spesa eventuale. Noi non vogliamo necessariamente andare ad aumentare il nostro deficit, vogliamo aprirci ad attività, a lavori ad alto moltiplicatore, investire lì in quei settori che porteranno occupazione e che potranno così migliorare il ciclo virtuoso, ecco, dell'economia. Perché limitarci a dire euro sì, euro no? Se da lì troveremo che non c'è spiraglio, e allora andremo a chiedere un referendum sull'euro. Questo è il secondo passo, ma prima dobbiamo andare lì a difendere i nostri diritti. Non è che con la bacchetta magica del no euro risolviamo i nostri problemi. Noi continuiamo a avere dei problemi che vanno risolti nelle sedi opportune. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Allora, già la nostra città una volta era nominata per Notre Paul City, adesso diventa Sulla sedia, Notre leggermente. Davy, perché appena che uno fa qualcosa, Ancora un po'? che un qualcosa vuol dire posti di lavoro, è sempre i soliti che mi fora. Pronto? Oh. Pronto? Sì, ci dica. Ah, boh.
grazie. C'è sempre i soliti che ripora, che ne spiega due volte per intervento che non si deve fare, perché la roba non è nostra, ma se ne tiene chi? Mi qualche domanda al signor Bruno, ma chi gli dà la pensione a lui? E tiene chi o l'Italia? Magari è lì alla parte di qualche ente pubblico dove che il gas giura fedeltà all'Italia e adesso che rema contro. Mi personalmente ho sempre votato e sono contento di votare ancora e sono contento che finalmente le robe si muovi. Vedi Porto, vedi la caserma di Royan. Dopo di chi che la c'è? Non mi interessa, perché ogni roba che si muove la fa posti di lavoro per i nostri giovani. Buongiorno, grazie. 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 Chiaro, la città del non se pole, è vero, l'ho scoperto pure io. Giusto il punto che tocca al telespettatore, perché parlare di territorio libero di Trieste vuol dire anche, se riconosciuto, fare anche i conti, e i conti vuol dire andare a vedere nei bilanci cosa è stato dato e cosa si è ricevuto. E non sono poi così sicura che, considerando le spese sanitarie, le spese per la pensione, e insomma per la scuola, per tutto quello che possiamo immaginare, il bilancio sia poi a favore del TLT. Ecco, su questo nutro dei forti dubbi, e quindi il mio consiglio sarebbe, ecco, andiamoci con i piedi di piombo, e forse potrebbe essere che addirittura si cambi idea. È chiaro che poi anche Trieste c'è una particolarità, che è capoluogo di regione. Chiaro. Quindi parlare di TLT vuol dire, certo, non riconosciamo l'Italia, neanche il resto della regione. E quindi vuol dire che quei posti di lavoro saranno posti di lavoro che se ne andranno altrove. Naturalmente poi ci sarà tutta una dinamica che deciderà, stiamo sempre parlando per via molto ipotetica di questo tipo, dove andremo, ma è chiaro che non si può dire senza l'Italia stiamo meglio. Vediamo, ognuno ha le proprie responsabilità. Oh, dunque, leggo una mail. Buongiorno, mi piacerebbe sapere dalla sua ospite cosa ne pensa su casi come Embraco e Eaton, dell'inchiesta di Fanpage e la posizione del Movimento 5 Stelle rispetto alla NATO. Grazie, complimenti per la trasmissione, utilissima, buona giornata. Grazie anche per i complimenti. Grazie. Da dove vuole partire? Mi ripete, Fanpage, Eaton. Allora, sul caso Eaton e Embraco, non conosco naturalmente nel dettaglio, ma ci vedo molte analogie. Di fatto sono aziende, almeno l'Embraco per certo, che hanno ricevuto finanziamenti pubblici dall'Italia, probabilmente dall'Unione Europea, per aiutare la produzione, colmare quel divario, insomma, di maggiori costi per la produzione italiana. E una volta intascati quei soldi e magari fatta la figura per qualche tempo, ora torna comodo andarsene senza ripagare con gli dovuti interessi di mora, oserei dire, perché insomma non si prende e si va, bisogna rispondere. In Italia tante volte manca questo senso della responsabilità, no? Vengo, faccio quello che mi comoda, tanto poi non c'è nessuno a cui devo rispondere. E mi sento di dire che il governo pure ha un gran bel dire, non ci parliamo più con questi, perché chi ha permesso che non ci fossero leggi affinché queste venisse regolamentato in maniera chiara e fuori da ogni dubbio che i finanziamenti presi per rimanere in Italia non si portano via all'estero? Non parliamo dell'Unione Europea, che naturalmente è tutto da rivedere, con questi dumping salariali permessi, perché non è permessa la concorrenza sleale, secondo loro, se uno Stato entra a finanziare vagamente un'impresa, però è permesso tutto il resto. Quindi è chiaro che c'è molta ipocrisia attorno a tutto questo. Una cosa che mi duole sentire è che
Ho capito perché dalle notizie ufficiali, insomma, non era poi così ben chiaro che Calenda, il nostro ministro, ha detto che la Embraco non vuole riconoscere la cassa integrazione a questi dipendenti, oltre 500 dipendenti. E mi pare che anche a Monfalcone stia succedendo qualcosa di simile. Mi sono chiesta, ma come mai questi non vogliono? Prima, fino a qualche tempo fa, sembrava scontato che uno andasse in cassa integrazione. Vado a vedere qualche provvedimento relativo al Jobs Act, quindi la riforma del lavoro, degli ultimi governi Renzi, del governo Renzi. Sì, del governo Renzi. E capisco che ha reso più penalizzante sotto il profilo economico per l'azienda andare a riconoscere la cassa integrazione. E allora è inutile che tu mi vai a fare a legiferare in un senso distruttivo verso i lavoratori e poi fai la parte, no, il giorno prima delle elezioni, che tu ti indigni e addirittura voli a Bruxelles con i tuoi amici che ti hanno permesso di fare tutto questo. È chiaro che non sta in piedi, non c'è coerenza, no? E quindi bisogna davvero riformare tante cose. Il movimento è anche per ritornare a dare ai lavoratori la dignità che gli spetta e il benessere per le famiglie. Mi viene in mente un caso eclatante sotto questo punto di vista. È stato a Roma la giunta Raggi con la partecipata delle Acque Acea poco tempo fa, 15 giorni fa, ha in maniera eccezionale fatto un accordo con i sindacati dell'azienda affinché si bypassasse il Jobs Act e l'abolizione dell'articolo 18. Quindi hanno ripristinato le tutele dell'articolo 18 e hanno dato quelle tutele, quelle garanzie anche sul controllo in termini di privacy ai lavoratori, che insomma fanno sperare che ci sia veramente lo spazio di trovare coraggio per superare quei provvedimenti normativi che in uno stato civile di diritto non si possono tollerare. Ecco, quindi mi auguro che anche in regione, insomma, le partecipate e le partecipanti di queste società possano davvero pensare a un qualcosa del genere, naturalmente non necessariamente solo le partecipate. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo tra poco subito con le vostre telefonate e con le altre mail che ho visto sono già arrivate. Tra poco. Di nuovo in diretta con Sveglia Trieste, sono le 8:32 minuti, siamo in compagnia di Viviana Dalcin, candidata con il Movimento 5 Stelle alla Camera del destino proporzionale. Leggiamo una mail o abbiamo una telefonata? Abbiamo una telefonata, la sentiamo, buongiorno, poi abbiamo ancora metà risposta da dover dare. Prego. Ho fatto la seconda telefonata perché la signora ha dato una risposta sul discorso economico molto confusionario. Ha accettato il discorso che ogni paese ha un'economia e quindi una situazione diversa per cui dovrebbe essere valutato in maniera diversa. Sì. E questa valutazione viene fatta dalla propria moneta. Cioè, la propria moneta di ogni Stato dà la situazione dell'economia del singolo Stato. Il problema nostro è che abbiamo una moneta unica che non è neanche non è nostra, è una moneta estera. E abbiamo in Costituzione il pareggio di bilancio. Queste due cose unite sono disastrose per la nostra economia, perché non ci consentono nessun investimento di espansione. Cioè, lo Stato in questa situazione non ha soldi per fare opere pubbliche e quindi e fare debito, perché il debito dello Stato è la ricchezza dei cittadini. Tre quarti del debito italiano è detenuto da cittadini italiani. E quindi è un reddito, solamente il fatto che diventa debito nel momento in cui io non ho la mia moneta, quindi lo Stato non può battere moneta e quindi può eventualmente anche comprarsi il suo debito, come succedeva fino al 1982, e questa è la nostra crisi, per cui se non si torna indietro su questi discorsi noi non potremo mai risollevarci dalla nostra situazione economica. E quindi sanità, i servizi, eccetera, lo Stato non sarà più in grado di mantenerli. Questo ormai è assodato da tutti gli economisti di questo mondo.
Per cui o i 5 Stelle si indirizzano su una strada di rinnovamento e quindi di risistemazione dell'economia, non possono stare un po' qua, un po' là. Lei sta facendo la critica agli altri partiti, ma anche i 5 Stelle sono ballerini. Bisogna prendere la strada giusta, perché sennò ci aspettano 50 anni di povertà. Grazie. 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 Prego. Ora rispondo alle due punti di prima, sì, della mail. Allora, uno era Fanpage. Fanpage è quell'inchiesta che ha creato un po' di terremoto, diciamo, in Campania, negli ambienti PD. E sull'inchiesta sul ciclo dei rifiuti sostanzialmente, no? Quello che a me, al di là di ogni considerazione nel merito, lasceremo alla magistratura, quello che a me lascia allibita è la reazione degli esponenti del PD. La reazione di difesa di quelli non direttamente coinvolti è: beh, ma con un agente provocatore di quell'estrazione, di un ex criminale, cosa pretendete? È chiaro che il punto non è con quali mezzi è stato scovato questo malaffare, il punto è il malaffare. Cioè, e qua mi viene in mente uno dei punti anche del nostro programma, che per l'anticorruzione prevede, uno dei provvedimenti che abbiamo proposto è l'agente sotto copertura per le gare pubbliche. Perché adesso non è previsto, la normativa ti vieta, cioè sappiamo bene che in Italia una delle nostre tragedie è il malaffare nelle gare pubbliche, tanto che ci costano le infrastrutture il 40% in più della media degli altri paesi, e la nostra authority, il legislatore che definisce le regole dell'anticorruzione, dice no, l'agente sotto copertura non è auspicabile. No, bene, noi chiediamo, e questo caso di Fanpage ne è una dimostrazione, dobbiamo andare con tutti i mezzi a scovare le illegalità e a ripristinare la legalità ovunque, in qualsiasi movimento, in qualsiasi partito ci troviamo, non c'è colore che tenga, è solo la legalità l'unica via. La NATO. La NATO, allora, il movimento anche sul punto NATO è piuttosto critico. Abbiamo nell'articolo 11 della Costituzione, insomma, la previsione di non entrare in guerra verso nessuno, di garantire la pace. La pace va garantita, insomma, anche per... a livello di ONU, di diritti fondamentali, ci sta anche questo, di garantire la pace dei popoli, e noi siamo per l'autodeterminazione dei popoli. In corso ci sono state missioni di cui non si capiva bene l'origine e l'obiettivo, ancora siamo in diversi paesi, insomma, di fatto sul piede di guerra. Noi siamo semplicemente per stare in un sistema dove l'unica azione concessa è quella di difesa. Noi non possiamo esportare ancora democrazia. Abbiamo visto che questa nostra presunta superiorità morale come Occidente non è la via. Abbiamo creato dei disastri inenarrabili e stiamo ancora qui a parlare magari dell'immigrazione che ci arriva dal Nord Africa, dopo che siamo andati in Libia a distruggere persone e territorio. È chiaro che la NATO aveva forse uno scopo quando è nata, adesso diciamo che è sostanzialmente venuto meno, non abbiamo più questi nemici, questi alleati, no, così schierati per definizione, e il contesto geopolitico è molto più fluido. Noi non vogliamo prendere una linea per partito preso, noi vogliamo che ogni decisione che riguarda anche una partecipazione alla NATO venga presa a livello parlamentare. Cioè anche il suolo pubblico italiano è indisponibile a ricevere armi nucleari o armi chimiche. Noi vogliamo che, se mai viene data una concessione, venga data per un periodo limitato, eventualmente estendibile, ma approvata dal Parlamento, quanto più possibile messa a conoscenza dei cittadini. E è proprio da rivoluzionare questo concetto, che noi dobbiamo andare a portare la pace per il mondo. Noi vogliamo una vera pace nell'area del Mediterraneo, vogliamo che quella rimanga un'area denuclearizzata, insomma, senza le armi nucleari, e dove venga garantita una vera pace per la tranquillità di tutti.
Quindi veramente una rivisitazione di questo, che, del nostro ruolo all'interno di questa NATO. E ricordiamo che la NATO ci chiede ben il 2% del PIL come spesa per le armi della NATO. Noi, essendo aderenti, dobbiamo contribuire per il 2% del PIL, oltre a, poi a tutte le altre spese militari che abbiamo. La Francia nella storia, magari con statisti di un certo carisma, ha avuto il coraggio di dire no, noi non ci stiamo, noi siamo tra i paesi vincitori, noi siamo dentro la NATO, ma noi non ci stiamo a queste regole, le vogliamo dettare noi le regole o ci usciamo. E ancora all'epoca di De Gaulle la Francia ha avuto il coraggio di uscire dal comitato di comando della NATO, quindi vanno prese delle decisioni. Bisogna farsi sentire, non possiamo rimanere passivi sempre. Allora, so che dobbiamo ancora rispondere alla seconda telefonata, sì, dell'altro telespettatore, ma ne vedo un'altra, non voglio far aspettare troppo. Buongiorno. Quindi sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? Buongiorno. Una della redazione e una della signora che li presenta. Alla redazione, mettete una piccola clessidra lì davanti per i tempi di domande, perché parlare mezz'ora da sentire uno che parli, mi legge il giornale, mi dà fastidio, almeno a me. Va bene. Chiuso questo argomento. Le signore, parliamo di evasione fiscale. Evasione fiscale, faccio un piccolo esempio prima di parlarne. Vado dal dentista il 1° di gennaio, 1000 euro di spesa, mi fa la fattura, 20 mesi dopo ricevo il 19%. Sì. Vado sempre dello stesso dentista, il 1° di gennaio mi fa, se invece di fargli la fattura, le faccio il 20% di sconto, benissimo. Ho immediato 200 lire, 200 euro di soldi in tasca, nell'immediato e non dopo 20 mesi. A breve termine io ci guadagno, a lungo termine ci rimetto perché il dentista non pagherà mai le tasse. Qui certo. Ci siamo. Vivo il problema. Per quale motivo non vengono mai non vengono penalizzati coloro che non pagano le tasse, in quanto non pagare le tasse è un furto. Cioè, chi non paga le tasse mi deruba, chi non paga le tasse deruba voi che lavorate, perché io sono pensionato. Quindi il carcere dovrebbe essere un carcere duro affinché la gente paghi le tasse. Perché sono d'accordo quando i vari governi hanno detto pagate le tasse, paghiamo tutti le tasse e ci guadagneremo. Ma questo è, si parlano sempre del futuro, parliamo del presente. E pagare tutte le tasse, chi non paga carcere, e si portano via i beni. Questa è una domanda. La seconda domanda invece è l'altra, e che questo non lo so proprio. I parlamentari che prendono i vitalizi dichiarano nel loro reddito il vitalizio? Questo non lo so, è una domanda. La ringrazio signora e buongiorno. Grazie. Buongiorno, grazie. Fondamentalmente il lavoro nero è stato un po' il primo quesito e poi insomma quest'ultima domanda. Beh, ha ragione il signore, c'è molta evasione, non è una novità, si parla che se l'evasione fosse stata addirittura cominciata a recuperare, non completamente, ma almeno per quanto possibile nel corso degli anni, si sarebbe ad oggi recuperato quasi un 8% del PIL. È chiaro che la fiscalità, il sistema fiscale deve essere, come dice la Costituzione, anche giusto e deve garantire una equità non solo nella redistribuzione ma anche nell'imposizione. Noi siamo per garantire la redistribuzione, quindi assolutamente contrario a una flat tax, ma favorevoli a una rivisitazione delle aliquote da semplificarsi e da ridurre a livello in termini di IRPEF e anche poi in termini per le aziende di IRAP, oltre che del cuneo fiscale, insomma della differenza tra il netto e il lordo di uno stipendio di un lavoratore. Ah beh, sì. Quello che mi sento di condividere con il telespettatore, ci capita quotidianamente di essere di fronte a questo dilemma, pago tutto per fattura, riceverlo, sì, tra 20 mesi o facciamo un forfè oggi. Chiaro che la legalità va ricercata di nuovo, e, semplificando, abbassando appunto l'imposizione fiscale, si aiuta ad emergere anche il sommerso. È chiaro che se tu tassi un'impresa, un'azienda fino al 60%, quella sarà più che tentata di nasconderti. Certo. Se tu gli vai incontro e imposti proprio quel discorso fiduciario di cui si parlava prima, cioè che tu non sei colpevole davanti al fisco, è il fisco che deve dimostrare che c'è qualcosa che non va,
e nel momento in cui tradisci la fiducia del fisco, perché dimostra che tu hai rubato a tutti i tuoi concittadini quelle risorse che erano necessarie per il benessere collettivo, e beh, allora lì bisogna avere certezza della pena e probabilmente carcere. E lo vediamo in altri paesi, funziona così. Gli Stati Uniti sono un esempio di questo, hanno una tassazione piuttosto bassa, però se ti beccano a non pagare quello che devi, sono duri. Lì non ti fanno sconti. Pane duro. E bisogna passare per questo anche attraverso una riforma, naturalmente anche giudiziaria, perché non è possibile avvalersi di prescrizioni. Senta, in pochi minuti la risposta ancora a chi ha richiamato per parlare di economia ed euro. L'euro, un attimo, faccio mente locale, è del pareggio di bilancio e dell'euro, sì. Allora, noi siamo per togliere il pareggio di bilancio dalla Costituzione. È inammissibile che il pareggio di bilancio sia definito in Costituzione, cioè dove ci sta scritto uno Stato deve avere la libertà di decidere dove e come vuole spendere, perché ci sono momenti in cui c'è necessità di spendere per il pubblico in maniera tale che riparta no, quel ciclo positivo economico. E, chiaro che bisognerebbe rivisitare un po' tutto il sistema europeo, bisognerebbe forse partire da altri dettati che non sono quelli strettamente economici, ma capire cosa vogliamo davvero condividere e cosa no. Sì, in un estremo si può parlare addirittura di eurobond, no? Di un bond globale. Magari cercando di calibrare sempre per le possibilità di ciascun paese. Naturalmente certi paesi non saranno disposti a condividere il nostro debito, però come ricordava il signore, mi pare facesse riferimento alla quantità di debito pubblico detenuta dai cittadini italiani, che è, penso, tra le più alte al mondo, no? I 2/3, ricordava. Bene, questo è un altro fattore esemplificativo di quello che volevo dire, cioè noi magari abbiamo un grande debito pubblico, anzi sicuramente, ma abbiamo un'alta propensione al risparmio. Certo. Non siamo, come privati cittadini, fortemente indebitati come lo sono altri paesi di natura di matrice anglosassone o la stessa Germania. Quindi è giusto pensare a una visione, insomma, d'insieme, perché non necessariamente debito pubblico significa male, perché il debito pubblico aumenta anche, insomma, l'aumentare dell'economia, perché, certo, la moneta che metti in circolo, sì, è chiaro che si va a riflettere lì. Quindi davvero bisogna cambiare il modus di vedere di pensare le cose. Sì. Ancora una telefonata, poi leggerò una mail. Buongiorno. Pronto? Buongiorno Boris. Buongiorno, prego. Allora, mi volevo fare un appunto alla sua ospite. Allora, la signora ha detto, come si chiama, che l'Italia ha dato più a Trieste di quel che Trieste ha dato all'Italia. Ecco, mi volevo fare presente una sola cosa. I cantieri che sono stati portati via da Trieste, la Rigoni e tutte queste cose che l'Italia si era portata via da Trieste. E dopo, per ciò che la si informi, che la sappi un poco di più, era la sua amica del movimento Trieste Libera. La si è fatta imprestare il libro che ha scritto giura stante su quel che ha ricevuto Trieste e quel che ha dato all'Italia a Trieste. E dopo la vedrà che la cambierà idea su quel che l'ha detto prima. Signora, grazie, buongiorno, grazie. Boris, saluti. Buongiorno. Salve, buongiorno. Allora mi farò prestare questo libro, sono amica di alcuni amici del TLT. È chiaro che non ho detto che necessariamente è negativo questo bilancio, ma è tutto da vedere. Personale, okay. Opinione mia va in quel senso. Forse c'era un piccolo appunto della telefonata precedente sui vitalizi dei parlamentari. Sì. Penso noto a tutti che oltre a aver chiesto, abbiamo chiesto il taglio dei vitalizi, loro nella precedente, appena scaduta legislatura, hanno cambiato il nome a questo provvedimento, ma sempre di vitalizio, insomma, o di pensione agevolata si tratta. Noi abbiamo
da poco anche fatto in forma scritta una sorta di contratto che abbiamo presentato alle altre compagini politiche per chiedere il dimezzamento degli stipendi e l'abolizione di determinati privilegi. Ancora nessuno si è presentato per voler sottoscrivere questo impegno, quindi continueremo a provarci. Una mail, dunque, adesso la leggo. Buongiorno, premetto che io non abito a Rozzolmelara, ma sentita la telefonata della signora, mi chiedo, chiedo alla sua ospite come si può mettere il riscaldamento centralizzato dove magari non tutti hanno uno stato economico tale da poterselo permettere. Seconda cosa, le bollette dei morosi. Alla fine mi chiedo, ma poi verranno pagate due volte? Ma si dovrebbe fare un'analisi seria, visto che forse non tutti i morosi sono colpevoli di morosità, ma sarebbe bello capire se il buco della società è dovuto ai morosi e se le cause sono altre, scrive questa telespettatrice. Insomma, domande abbastanza... È chiaro che bisognerebbe fare i dovuti distinguo nella morosità computata nelle bollette di tutti gli utenti. Come ho detto prima, ci può essere il moroso per volontà e il moroso per necessità. Quello non ha bisogno che siano gli altri cittadini a pagare per lui, cioè lo faranno già, ma lo fanno sotto altre forme, che sono la dovuta assistenza da parte degli istituti preposti. Non è questa la via. Noi prevediamo non solo il reddito di cittadinanza, ma anche la pensione di cittadinanza. Quindi è stata calcolata una mediana del livello della soglia di povertà, e al di sotto di quella non possiamo permettere che i cittadini che magari hanno lavorato una vita vadano a dover sopravvivere in qualche modo con veramente un'elemosina da parte dello Stato. Quindi è chiaro che non tutti sono uguali, non tutti non vogliono pagare, e questo è fondamentale da capire, però sono due vie diverse. Se io sottoscrivo un contratto con una società con cui poi non posso neanche andarla a trovare perché non so dove sta, al massimo posso stare qualche mezz'ora al call center in attesa, certo, di una linea, e non posso poi vedermi addebitato un costo che è completamente diverso rispetto... La società è una società perché si prende anche il rischio, e allora non è il cittadino che si prende il rischio di un'azienda, perché altrimenti faceva l'azienda e non il cittadino, quindi proprio si sta invertendo. E se lo Stato non garantisce questo minimo livello di buon senso, veramente non ne usciamo. Non si va avanti. Ancora una telefonata, pronto, buongiorno. 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 Buongiorno, sono Francesco Ferfoglia. Buongiorno. Prego. E faccio una piccola premessa personale. Sono nato col freddo e con la bora. Innamorato della libertà e della democrazia. Faccio questa piccola premessa perché, oltre ad aver svolto un'attività marinara per tanti anni, poi per 23 anni sono stato dipendente di una multinazionale, una grande multinazionale. Avevamo in Italia 5 stabilimenti e 2600 dipendenti. E io ero addetto alla selezione del personale. Vi dirò, ero uno degli addetti, e vi dirò che poche volte ho mancato ad azzeccare alla scelta che veniva fatta. Perché faccio questa piccola premessa? Perché in questi giorni, e l'esempio dovrebbe essere un libro sul quale posso leggere anche gli stupidi, seguo quello che dovrebbe essere l'indirizzo della scelta del candidato che eventualmente può essere più vicino all'elettore. Se uno ha visto Avarino ieri sera Ring, dice, ecco, mi spiego perché la gente non va a votare. Perché invece di discussioni, di proposte, salvo qualche rara eccezione, invece di creare delle condizioni di chiarezza per l'elettore, si creano le situazioni per le quali ad un certo momento l'elettore non sa chi eventualmente scegliere, cosa scegliere, ed eventualmente valutare quelle che possono essere le condizioni di proposta per quello che può essere la scelta, sia a livello locale che regionale che nazionale, dei personaggi che oggi purtroppo mancano. E vi dirò così tranquillamente
che se io dovessi scegliere fra quelli che vedo in giro e seguo molto, molto pochi potrebbero avere la sufficienza per poter andare non solamente a gestire le situazioni a livello locale, ma addirittura situazioni a livello regionale o nazionale. Signori, nell'attività bisogna masticare ed avere le condizioni per poter crescere, per poter dare l'esempio, e quindi il motivo per il quale noi adesso ci troviamo ad avere una delusione e una mancanza di partecipanti al voto così alta. Per cui ognuno deve riflettere e pensare con serietà a quelle che sono le condizioni, perché vi ascoltiamo, anche la signora Lalcin, vi ascoltiamo. E demagogia è ad un certo momento riferimenti di condizione veramente concreti, pochi, e vi parla uno che ha masticato il lavoro in un'azienda nella quale si diceva good profit, good friends, no profit, vai a casa. Viva Trieste, viva l'Italia, arrivederci. Grazie per Foglia, buongiorno. Dolcin. Ringrazio per questi spunti. Anch'io lavoro in una grande azienda e onestamente, se devo pensarla a livello del tutto egoistico, non sentivo un gran bisogno di muovermi perché qualcosa mi mancava personalmente. Insomma, non dico una posizione, ma insomma sto bene dove sto e non avevo certo il bisogno di andare a cercare qualcos'altro per superare a quello. L'unica cosa che mi ha mosso è proprio la voglia di poter fare qualcosa, quello che è nelle mie poche possibilità farlo, e non supporre che arriva il genio da fuori che ti risolve le situazioni, perché di geni forse per definizione ce ne saranno uno ogni 100 milioni, non lo so, genio è proprio è unico, no, per definizione, quindi è chiaro che la vita, anche politica, è data da persone dotate di tanta buona volontà, no? E che si sporcano, ci provano, si mettono a rischio, perché potevo davvero starmene comodamente a casa mia e nel mio lavoro, nessuno mi avrebbe mai chiesto di dovermi occupare di problemi che tutto sommato mi sono distanti, e invece è proprio quello che mi ha mosso, perché non posso sopportare di vedere certi soprusi, certe mancanze di correttezza, quando una persona ha diritto a un servizio e non se lo vede riconosciuto e deve lottare no, contro tutto, anche quando si tratta di salute, soprattutto quando si tratta di salute deve lottare in ogni modo contro sembra una situazione avversa, no, da ogni punto di vista, e deve, nonostante magari una malattia, doversi battere per aver riconosciuto quello che è un diritto minimo di una persona che sta in un paese che si dice democratico e civile, per cui magari lavora e versa ecco, i contributi fiscali per avere poi di conseguenza il supporto. Noi siamo qui con estrema umiltà, certo abbiamo molto da imparare, vorremmo farlo anche grazie a voi che ci suggerite le cose, non abbiamo la bacchetta magica, non risolviamo domani i problemi, però le assicuro che ci proveremo, e faceva riferimento alla puntata di ieri sera di Ring, io nel tutta la bagarre di ieri sera ho notato una persona che mi è sembrata spiccare anche nel silenzio di tanti momenti, ed è stato il professor Pietro Neglie, che ha dimostrato uno spessore insomma difficilmente eguagliabile in quella compagine di Ring di ieri sera. Ecco. Velocemente ancora una mail. Quali sono i progetti del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la cultura? Scrive questo o questa telespettatrice. Per la cultura noi identifichiamo come
non solo una ricchezza in termini proprio strettamente culturali, una ricchezza in senso lato che ci completa come persone e ci aiuta anche a economicamente insomma a uscire da questa crisi in cui ci troviamo. È chiaro che alla cultura va data un'attenzione particolare. Noi pensiamo di fare anche un ministero, di distinguere il ministero di turismo e cultura, proprio perché ci sia una dedizione verso questa materia che è fondamentale, che senza di quella non possiamo andare molto lontano. E mi viene in mente che ad esempio anche in città, per la cultura cittadina penso prima di tutto al Teatro Verdi, no? Un'eccellenza nostrana, ecco, quella è stata molto sacrificata, no? E da quello che so, per esempio, i fondi del FUS destinati al Teatro Verdi, che si trovava in gravi difficoltà negli anni scorsi, si sono dimezzati negli anni, cioè più della metà di questi fondi gli è stata tolta, nonostante gli sforzi immani che hanno fatto per risanare i bilanci. Quindi sei, diciamo, dovresti venire premiato per gli obiettivi di grande livello che raggiungi, e invece te ne tolgono ancora. È chiaro che togliere i fondi a un teatro di questo livello vuol dire abbassare la qualità, perché non si tratta solo di dimezzare di fatto, o insomma di andare verso un dimezzamento dei dipendenti del Verdi, ma anche di naturalmente abbassare la qualità di tutto il contorno insomma, della scenografia, i vestiti. Sì, a riverberarsi su tutti gli È aspetti, chiaro, e non immagino. c'è solo questo. Allora il movimento tempo fa aveva proposto anche di riproporre una stagione dell'operetta a Trieste, cioè Trieste è la città dell'operetta, e a Trieste l'operetta non si fa più. Avremo delle richieste, mi dicevano, cioè, esorbitanti di interesse da parte di turisti, anche stranieri, che verrebbero a Trieste anche solo per assistere a una serata di operetta, eppure noi la ignoriamo perché tanto abbiamo altro a cui pensare e a cui destinare i fondi. È chiaro che va rivisto anche questo sistema. Bene, io ringrazio Viviana Dalcin per essere stata nostra ospite. Buona Grazie a giornata, voi. buon lavoro. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco.